Bentornato oggi sul canale Italiani con notizie come punto. Durante la puntata scoppia il putiferio tra urla e pianti isterici, alcune frasi di Tina sono andate troppo oltre e nemmeno Maria riesce a fermarla. Nell'ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda il 17 gennaio su Canale 5, gli spettatori sono stati sorpresi da colpi di scena, attacchi e rivelazioni inaspettate. Tra i protagonisti spiccano Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta, la cui frequentazione, contro ogni pronostico, sembrava prosperare. Tuttavia, la felicità degli innamorati è stata messa a dura prova quando Armando Incarnato e Roberta Di Padua, tornati al trono over dopo un periodo di assenza, hanno deciso di attaccare entrambi senza mezzi termini. Il loro ritorno ha portato nuovi venti di tensione nello studio di Uomini e Donne, e i telespettatori erano impazienti di vedere come si sarebbero svolti gli eventi. Il cavaliere partenopeo, Armando Incarnato, ha fatto il suo ritorno dopo una lunga assenza, sconvolgendo le dinamiche già instabili tra Alessandro e Cristina. Molti fan del programma erano curiosi di scoprire cosa ne pensasse Armando dell'avvicinamento tra i due, considerando la breve frequentazione avuta in passato con Cristina, senza mai concederle la possibilità di approfondire la conoscenza. Nella puntata del 17 gennaio, Armando ha manifestato il suo dissenso riguardo alla scelta di Cristina di uscire con Alessandro, screditando la dama e mettendo in dubbio le sue intenzioni. Il cavaliere ha espresso il suo punto di vista, ma a sorprendere i fan è stato un momento particolare che coinvolgeva l'amata conduttrice Tina Cipollari. Cosa è successo in studio? Putiferio. Come sempre, Tina ha lasciato andare la sua verve incontenibile, rivolgendo accuse esplosive a Cristina Tenuta. Le dichiarazioni della Cipollari hanno sconvolto gli spettatori, e la situazione è diventata ancor più complicata quando le sue accuse sono state dirette proprio a lei. La sua reazione e il confronto con Tina hanno contribuito a creare uno degli episodi più intensi e dibattuti della stagione. L'episodio in questione si è verificato il 16 gennaio, uno dei momenti più intensi e controversi durante la puntata, quando Tina Cipollari ha apertamente attaccato Beatrice, la corteggiatrice del tronista Brando. Nel tentativo di difendersi, Beatrice ha spiegato quanto le sia difficile superare le delusioni vissute in passato. Tina, però, ha reagito con incredulità, dichiarando: "Questo atteggiamento non me lo aspetto da una ragazza giovane. Ma che ti hanno fatto? Hai 20 anni? Beatrice ha risposto con fermezza, sottolineando che un'interlocutrice di una certa età che le parla in quel modo la mette a disagio, ribadendo l'insegnamento di non giudicare che le è stato trasmesso. La discussione è esplosa a causa di alcuni commenti taglienti dell'opinionista, che ha definito pesante l'atteggiamento della giovane di soli 20 anni. "Che ti sarà mai successo in passato per essere diventata così?" ha sbottato Tina, scatenando una serie di reazioni e provocando la reazione immediata di Beatrice, che ha cercato inizialmente di replicare alle accuse. Tuttavia, la tensione è salita a tal punto che Beatrice, visibilmente scossa, ha lasciato lo studio tra le lacrime e le urla di disperazione. Ma la situazione è poi degenerata quando Brando e Beatrice sono stati chiamati al centro dello studio per discutere dell'ultima esterna. Nonostante sia stata la giovane a organizzare l'incontro, il tronista si è rifiutato di baciarla, creando ulteriore imbarazzo. "Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video."